Nonostante le pandemie, i cataclismi e le apocalissi che quotidianamente, zombie, ormai anche funestano il nostro mondo, è tornato l'appuntamento con i libri, l'appuntamento con la cultura, il vostro appuntamento preferito, tu, io e Proust. Immagino già gente in piedi sul divano a sentirci. Sì, sì. Gesti di esultanza, come quando l'Italia ha vinto gli europei. Sì, sì, quest'anno l'Italia vince tutto, vince anche i campionati e infatti di arriviamo noi a riportare un po' tutti sulla terra. Esatto. Noi che siamo Andrea Polazzi e... devo dire entrambi io? Beh, io è la sua nome. Trasmissione, Stefano Rossini, o la così dicono. O così dicono. E io lascerei a lei l'onore di iniziare questa nuova stagione. Benissimo. E l'onere anche. Anche l'onere, soprattutto cominciamo questa... Ma questa nuova grafica anche? Non le piace? Allora, abbiamo un orologio che ci mostra le 12 abbiamo e un orologio circa. E l'immagine di Proust sempre e presente. Un telefono. Io inviterei le persone che ci seguono da casa, sì, a dirci qual è l'orologio, qual è Proust e qual è il telefono, o magari a trovare un nesso tra questi oggetti. Esatto. Ma bando adesso a queste boutade e parliamo di libri, che è l'argomento principe di questa trasmissione. Chiedo alla regia, con i potenti mezzi di cui disponiamo, sposto questo foglio che invece, ecco, non dovrebbe apparire, questi sono i due libri di cui parliamo oggi. Io vi presento brevemente Il calamaro gigante di Fabio Gerolamo, non nel senso che vi presento, salve, è qui con me il calamaro. Pensavo, gigante. No. Avessimo già un ospitone. Sì, mancherebbe un acquario gigante. Il calamaro gigante, libro di Fabio Genovesi, libro piuttosto recente, è uscito all'inizio dell'estate, fine primavera, inizio estate. E, è un bel libro, molto piacevole, anche abbastanza snello. È un po' piacente, come lei. Sono 140 pagine, si legge tra l'altro molto velocemente perché è una scrittura che è molto avvolgente, che ci rende proprio, ci mette nel mezzo di questo turbinio di parole. Io ho avvolto, vestito solo di pagine di questo libro. Esatto. E, di cosa ci parla? Ovviamente il titolo ce lo spiega. Ci parla del calamaro gigante, quindi di questa creatura ritenuta mitologica per tanti secoli e invece esistente nei nostri mari, ma lo fa in un modo davvero particolare, ovvero dando il posto d'onore alle storie. Questo è un libro proprio sulla bellezza del narrare, sulla bellezza di raccontare storie, storie che partono dalla biografia dell'autore, vanno fino agli episodi più lontani della sua famiglia, poi si lanciano in vari percorsi storici dall'antichità fino a, diciamo, episodi più recenti, in cui protagonisti, diciamo, di determinate vicende raccontano il loro incontro, spesso mai preso per vero, mai creduto, con il calamaro. Come quando lei racconta gigante. Di conoscermi. Esatto, come quando io racconto delle mie avventure su Tinder. E, lei non conosce. Storie, appunto, dicevo, che sono le vere protagoniste, con una prosa semplice ma mai banale, molto ricca. Forse, ecco, ma questa è una mia nota personale, in alcuni punti l'autore si fa prendere forse un pochino la mano dalla retorica, non è troppo fastidioso, cioè si sente proprio che è la narrazione che guida tutto l'incedere del libro. Ed è appunto un libro che ci propone tantissimi anche episodi storici, ma lo fa sempre in modo da non darci mai la sicurezza di sapere se quello che stiamo leggendo è una fantasia, un viaggio dell'autore, oppure sono episodi storici. Ci troviamo sempre un pochino sospesi. Sì, sospesi in questa situazione di incredulità, che è quello che poi la letteratura, esatto, fa meglio. Un libro molto bello, a me è piaciuto, mi ha dato davvero molta soddisfazione. Tra l'altro, dicevo, sono tante le pagine in cui leggiamo di avvenimenti storici e anche affiniamo un po' le nostre conoscenze sul vasto mondo del mare, che è, diciamo, insieme alle storie, alla narrazione, l'altro grande protagonista di questo libro, le vastità sconosciute del mare, anche la situazione oggi un po' in pericolo degli oceani invasi da isole di plastica. La vedo un po' Greta.
Sì, sì, bla 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 bla, sono molto Greta, sono un grande amico del mare e di tutte le non storie. Non sono di Greta. No, non ho il piacere di conoscerla, e delle storie che il mare porta con sé. Un bel libro, consigliatissimo, leggetelo, divertitevi e scoprite un po' di... E fatevi avvolgere anche voi. Passioni, esatto, di Fabio Genovesi, della sua storia. Ecco, una cosa ve la spoilero. Il calamaro gigante, nonostante questa sua stazza enorme, purtroppo non può essere né fritto né mangiato. La prima cosa che io avevo immaginato era proprio questa frittura enorme, ma no, non è buono. Mi fa l'ambientalista da una parte. Ho capito, però a un certo punto l'hai tirato fuori dall'acqua, cosa fai? Lo sprechi, è brutto, friggilo. E su questi consigli culinari che fanno molto Masterchef, quando volete, passerei al mio libro. Non è mio, perché non è suo. No, non scrivo, però è Sherlock Holmes e la minaccia Cthulhu. Cthulhu incontra Sherlock Holmes, o meglio, Sherlock Holmes incontra Cthulhu. Quindi abbiamo questi ambienti lovecraftiani che incontrano il mondo immaginato da Arthur Conan Doyle. Eh sì. È un connubio difficile e da un certo punto di vista anche molto allettante per chi è appassionato di entrambe queste realtà. Diciamo che a cercare di mettere insieme questi due mondi è Lois Gresh. Lois Gresh in questo romanzo del 2020 si riappropria quindi dei grandi antichi di Lovecraft e del binomio che ha fatto la storia della letteratura gialla, Holmes e Watson, nel primo di quella che dovrebbe essere una trilogia dedicata a questa battaglia tra il bene e il male, che è quella poi tra Holmes e Cthulhu. Diciamo, e quindi intuiamo qui non si conclude completamente. Non si conclude, si conclude comunque, diciamo che è un romanzo che fa anche storia a sé, perché restano alcuni aspetti in sospeso, ma la storia principale in qualche modo viene portata a conclusione. Un romanzo che racconta cosa? Beh, io vi leggo per sommi capi la trama. Ci sono questi macabri omicidi che avvengono in quel di Londra, una Londra vittoriana, tra l'altro ben disegnata, ben dipinta dall'autrice. Le scene del crimine sono un po' particolari, perché delle vittime rimane solo un mucchio d'ossa. Ai, 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 ai. Un mucchio d'ossa insieme anche ad una sfera coperta da strani simboli. Il figlio di una delle vittime chiede a Holmes di indagare, e fin qua insomma è l'incipit di una trama che si sviluppa per le vie di Londra, ma anche per le campagne inglese, che vede i protagonisti Holmes e Watson. Diciamo che la dinamica tra i due è riproposta in maniera secondo me molto accurata e richiama proprio quella di Conan Doyle, così come ci sono anche degli aspetti che si vanno ad aggiungere, che sono quelli ad esempio legati al rapporto tra Holmes e la moglie di Watson. Diciamo che il rapporto Watson-Holmes va ad incidere anche sulle dinamiche familiari del dottor Watson, perché diciamo che lui è combattuto tra il voler fare una vita, diciamo, più da padre di famiglia, perché ha appena avuto in questo libro un bambino, e quindi seguire anche quelle che sono le indicazioni della moglie, e dall'altra parte il richiamo dell'avventura, quindi del aiutare Holmes nell'indagine. Un'indagine che si rivela quanto mai particolare, perché se Holmes usa come al solito il metodo scientifico che lo ha sempre caratterizzato, qua un metodo scientifico che si trova ad avere a che fare con eventi però irrazionali, che con la scienza poco hanno a che vedere. Diciamo che forse è questo l'aspetto, insieme ad alcuni passaggi che sono veramente splatter horror, che forse non si combinano alla perfezione col mondo di Holmes, però anche il vedere un Holmes che si dibatte incerto perché non riesce a dare delle spiegazioni col suo metodo a quello che sta accadendo, ecco, lascia un po' chi è più appassionato delle vicende di Holmes che di quelle di Lovecraft un po' titubante, diciamo, benché il romanzo sia ben scritto, però un Holmes che è dubbioso, che è indeciso, che Holmes è? Però ci sta, stiamo parlando dei grandi antichi, no? Lo stesso Holmes diceva: quando sono state eliminate tutte le false piste, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità. Lo dice anche in questa avventura, un'avventura che per concludere diciamo ha un'accurata ambientazione storica, come detto una bella dinamica tra i due protagonisti principali, tanti personaggi di contorno, perché c'è dietro una setta, c'è qualcuno che comunque lavora nel torbido per richiamare questi grandi antichi sulla terra. Un'ambientazione, come detto, una Londra ben descritta, una Londra che, insomma, anche perché ci si dibatte nelle indagini nella zona che aveva caratterizzato anche gli omicidi di Jack lo Squartatore, quindi insomma diciamo che non è la Londra bene quella dove si muove Holmes.
però con tanti elementi soprannaturali e una tendenza all'horror che bisogna in qualche modo, con la quale bisogna avere a che fare per poter digerire bene questo romanzo. Devo dire che mi ha incuriosito, caro Palazzi, chissà se per dire nei prossimi volumi ci sarà parte di ambientazione anche a Relie, che è la città sottomarina dove vive e dorme il grande lo scopriamo, credo sia uscito quest'anno proprio il recente. Numero 2 Fanucci editore, non ho detto, lo mostro alle telecamere, a favore di telecamera, Sherlock Holmes e la minaccia Cthulhu, Fanucci editore, scritto da Lois Gresh. E a questo punto io la copio, faccio la stessa cosa, facile copiare, mostro alle telecamere Fabio Genovesi, il calamaro gigante. Mostri prima il calamaro gigante. Feltrinelli. Vi sarete accorti, cari amici, che non abbiamo citato la nostra socia e compagna di letture Elena Giulianelli. Perché... Siamo al lato. No, ci ha mollato. Ha trovato di meglio. Questo è molto probabile, ma per una parentesi, tornerà a. Questo è quello che le ha detto. Dicembre. Faremo qualche puntata. Per caso, quando l'ha chiamata, le ha detto: no, mi faccio sentire io, stai tranquillo. Ecco, devo dire che le sue ragioni per le assenze non ci hanno convinto. Per cui chiediamo anche a voi, ascoltatori, lanciamo questo sondaggio. Abbiamo un sondaggio che continuerà anche nelle prossime puntate. Diteci cosa ne pensate. Diteci quale, secondo voi, tra questi è il motivo per cui Elena Giulianelli non è qui. Sono curioso. Si prepara con largo anticipo al Natale, viaggiando in tutti i mercatini del mondo per comprare regali per tutti gli amici tranne Polazzi e Rossini. Beh, penso che sia anche comprensibile. Ci sta. Ipotesi B. C'avevo judo. Che potrebbe ci essere. Sta. Tutti hanno judo. Ipotesi C. In realtà odia i libri, non sa leggere, ma non riesce più a sopportare il peso di questa finzione. Bah. Fateci sapere cosa fateci pensate. Sapere, votate, ma dove devono votare? Dove volete. Cioè, e noi poi siamo noi che andiamo a raccattare. Esatto, noi arriveremo. Un po' come chi gira con i monopattini affittati, li lascia dove vuole poi e noi arriviamo a prendere. Quindi lasciatemi insieme al monopattino la risposta al sondaggio. Questo sondaggio. Sì. E per il resto buona lettura e ci vediamo la prossima settimana. Così? Cioè chiude così? Seguiteci su Icaro Play, YouTube, tutte le nostre vecchie puntate. Però, suggeriteci libri. Non punti il dito, non va bene. Ah, scusate. Suggeriteci i libri. Volevo fare un gesto, non posso fare. Suggeriteci i libri che leggeremo per voi molto volentieri. Sì, regalateceli anche. Che scroccone, buona settimana amici. Mm-hmm.